Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando. Grazie a voi questo canale cresce sempre di più e per questo vi voglio dire davvero grazie, grazie di cuore. Ma la cosa più importante, vi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto, perché essere aggiornati su tutto è una cosa positiva. In questo primo contenuto del Bar dello Sport analizzeremo la prima giornata di Serie A. La faremo come una chiacchiera da bar, vedremo le cose positive e le cose negative. Andiamo prima di tutto a vedere la prima giornata come si è conclusa. Bologna-Milan 0-2, Torino-Cagliari 0-0, Lecce-Lazio 2-1, Udinese-Juve 3-0, Roma-Salernitana 2-2, Sassuolo-Atalanta 2-0, Genova-Fiorentina 1-4, Inter-Monza 2-0, Empoli-Verona 0-1, Frosinone-Napoli 1-3. Che dire, è stata una prima giornata di campionato con due sorprese fondamentali: il pareggio della Roma in casa contro la Salernitana 2-2 e la sconfitta clamorosa della Lazio contro il Lecce. Allora, analizziamo prima la partita della Lazio. La Lazio perde perché, secondo me, la Lazio perde la partita prima di cominciarla. Perché se l'allenatore della Lazio si va a lamentare del calendario e nomina le partite le prossime partite Milan, Juve, non mi ricordo, Milan, Napoli e Juve, quelle che deve giocare la Lazio, e si dimentica di parlare del Lecce, vuol dire che Sarri sottovaluta il Lecce. Sarri, secondo me, ha sottovalutato il Lecce. E abbiamo visto le stesse identiche cose dello scorso anno. Una Lazio che un primo tempo gioca alla grande, Immobile si mangia anche un gol facile. Dopo il Lecce prende il sopravvento del campo. Il Lecce che, grazie alla dormita collettiva della Lazio, riesce prima a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio. Una Lazio che in queste condizioni non so che percorso può fare quest'anno. Soprattutto Sarri si gioca tanto, perché Sarri è stato l'uomo che ha cacciato Tale. Il direttore sportivo è stato cacciato per se lo possiamo nascondere quanto vogliamo, ma per Sarri. Sarri ha deciso di cacciare il direttore sportivo. Poi durante durante il calciomercato hanno avuto molti diverbi contro Lotito, perché secondo me Sarri non è contento della campagna acquisti fatta dalla Lazio. Questo è sotto gli occhi di tutti. Dall'altra parte delle romane abbiamo una Roma che ieri mancavano mezza panchina perché era squalificata. Ha lo stesso identico atteggiamento ogni volta che c'è un fallo o un episodio contro, sempre ad assaltare l'albero, ad assaltare dalla panchina. Ma basta! Questo qua ti porta a certi momenti dove tu puoi vincere la partita, perché se ieri la Roma era concentrata a vincere la partita, la Roma la vinceva la partita. Togliamoci che mancava Dybala, Pellegrini, ma la Roma con i giocatori che aveva, con una Salernitana che Paolo Sosa durante gli allenamenti, per riuscire a fare alcuni schemi, ha dovuto mettere i portieri per fare i giocatori di movimento, tu non puoi pareggiare 2-2 in casa. Poi sappiamo che la prima partita è la prima partita, da poco sono arrivati Paredes e Renato Sanchez. Di quello che penso io di Renato Sanchez, lo avete già capito, ha fatto bene con le squadre piccole quando è andato nelle top squadre come Paris Saint Germain e Bayern Monaco, ha fallito. Questo è sotto gli occhi di tutti. Per Paredes è un talento puro, gli ultimi 3 anni non sono da Paredes. L'ho visto lo scorso anno alla Juve, non l'ho mai visto, non l'ho visto il Paredes che era ai tempi di Roma, dello Zenit, i primi anni del Paris Saint Germain. Piano piano non mi sembra quel Paredes là, però il suo compitino lo fa sempre. L'altra partita che dobbiamo analizzare è Napoli. Come è partito? Napoli è partito diversamente dallo scorso anno, ha vinto, perché se tu a Osimhen già parti 1-0 o 2-0, mettetela voi come volete, però ho visto un atteggiamento già diverso dallo scorso anno. Ho visto un atteggiamento meno aggressivo, un atteggiamento che era più preoccupato a contenere che ad attaccare. Poi sappiamo
ogni allenatore ha il suo metodo di allenare, il suo metodo di giocare. Uno può essere positivo, uno può essere negativo. Chi dice che il metodo di Spalletti è perfetto, va bene, lo scorso anno è stato perfetto, ma 2 anni fa? Perché a me il fatto sempre di parlare Spalletti, Spalletti ha fatto. Signori miei, Spalletti lo scorso anno ha fatto qualcosa di eccezionale, qualcosa di unico. E io che devo dire? Anche Ranieri ha fatto qualcosa di unico. Ha vinto una Premier con il Leicester, cosa che se uno gli dava 1 euro non lo puntava nessuno 1 euro. Però io devo guardare anche gli altri anni. Questo Spalletti che ora lo fanno il guru del calcio italiano, io semplicemente non lo vedo, lo vedo un buon allenatore, ma non vedo questo guru del calcio italiano. Il Napoli ieri, lo scorso anno, ha vinto perché aveva Osimhen, Kvaratskhelia, aveva tutti i giocatori in una forma eccezionale, tutti i giocatori che facevano la differenza. Quest'anno, in un altro modo di giocare, nella prima partita è andata bene. Perché ha dominato, è andata sotto e è riuscito a recuperare la partita. Però dobbiamo vedere da qui alla fine il Napoli come farà. Il Napoli che in questo momento, anche se tanti dicono che Napoli non è favorito, signori miei, chi vince il campionato l'anno dopo è sempre il favorito. È sempre il favorito. Voglio togliere pressione, ma è sempre il favorito. Però se tu hai già, già riesci a conservare Osimhen e Kvaratskhelia, benissimo. Però già il fatto che tu mi devi. Che chi comanda dice che quest'anno Raspadori deve giocare di più, non sei tu che spendi i soldi a decidere chi gioca, è l'allenatore. Però il Napoli c'è, il Napoli mi piace, il Napoli è una squadra concreta e mi piace. Andiamo alle due milanesi. Le due milanesi sono partite alla grande, sia l'Inter che il Milan. Il Milan la pratica a Bologna l'ha chiusa dopo 30 minuti con Giroud e Pulisic. Invece la pratica è Monza, è stata un po' più lunga. Dopo 8 minuti segna Lautaro Martinez al 70esimo, la chiude, però veri pericoli per l'Inter, sia dal Monza, non li ho visti, come non ho visto i pericoli del Bologna. Il Bologna che l'abbiamo visto ieri giocare un primo tempo brutto, poco con entrati Orsolini, è cambiato qualcosa, però al Bologna manco centravanti. Al Milan, il Milan secondo me è completa, poi c'è da valutare ancora se un difensore ha preso questo Pellegrini, come si chiama lui, non so neanche chi sia in questo momento. È un giocatore che viene dall'Argentina, può essere un talento, però per esempio ieri dei miei acquisti che sono entrati, per esempio è entrato Okafor e Chukwueze, a me Okafor e Chukwueze almeno in quei minuti che hanno giocato non mi hanno dato quella proporzione di grandi giocatori, invece mi ha convinto molto Reyers, che nel pre-campionato non l'avevo notato perché avevo visto poco il Milan, però devo dire che è un ottimo giocatore, un giocatore bellissimo, non lo so perché, ma un ottimo giocatore, un giocatore che riesce a fare la differenza. È arrivato nel momento maturo nel Milan, è arrivato nel momento top per la sua carriera. Pulisic è un grande giocatore, l'abbiamo visto ieri, se sta in condizione, se il fisico regge, perché il problema di Pulisic negli ultimi anni sono stati gli infortuni, è un talento puro, è un talento puro, ormai talento è dir poco perché se non mi sbaglio ha 26 anni, però ha una carriera al top. E il Milan ha preso proprio il top. Poi il problema del Milan qual è? Non ha preso il sostituto di Giroud, gli manca il sostituto di Giroud. Okafor secondo me non può fare il sostituto di Giroud. Ora devi valutare se hai soldi per spendere un altro centravanti oppure puntare su Giroud e prendere un centravanti di riserva con poco. La difesa la sta sistemando, il Milan è tutto a posto. Dall'altra parte abbiamo un Inter che ha fatto una grandissima campagna acquisti perché ha preso Frattesi, ha preso Quadrato, ha preso Bissek, ha preso, pochi ha preso, Thuram e Handanovic, però ha preso Sommer, ha perso tanto perché ha preso Onana, Brozovic, Skriniar, D'Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Lukaku, ha perso tanto. L'Inter si deve ricostruire, io penso che piano piano si sta per costruire, ha acquistato per 30 milioni Pavan.
Signori, è un ottimo acquisto, è un acquisto che può fare la differenza, è un acquisto che in difesa ti può dare la svolta. Però a questo punto io dico una cosa, era più necessario spendere 30 milioni per un difensore o spendere per un ottimo attaccante? Qui, questo voglio capire in questo momento, nella testa dell'Inter era fondamentale prendere un difensore a 30 milioni o prendere un attaccante a 30 milioni? Poi si dice che se vende Correa prende Sanchez, però quello che mi fa pensare in questo momento, tu Sanchez lo scorso anno l'hai pagato per andare via e ora va a prendere Sanchez. Sinceramente, il mercato dell'Inter non lo posso, no, non lo riesco a capire, perché se tutti lo scorso anno per liberarti di Sanchez l'hai pagato, gli hai pagato la clausola rescissoria, l'hai pagato la buona uscita, scusate. Com'è quest'anno lo vai a riprendere? Questo è il mio dubbio, è quello che molto mi fa pensare. Poi sappiamo che il calcio è strano, le manovre di mercato sono strane e l'Inter c'è. Come secondo me c'è la Fiorentina quest'anno, c'è la Fiorentina, può giocarsi, se la può giocare, come l'Atalanta. L'Atalanta, dopo aver venduto Ulders, no, come si chiama? Aldens, il giocatore danese al Manchester City, al Manchester United, 80 milioni di euro, infortunato che ancora in due partite non ha giocato, quello è il colpo da biliardo, ha preso tre ottimi giocatori, però Touré si è infortunato, sarà fuori 3 mesi, però Scamacca e De Ketelaere hanno fatto la differenza, entrati nel secondo tempo contro Sassuolo, hanno fatto la differenza. E dire che questa squadra può fare bene è dir poco. Poi sempre sappiamo che Gasperini, se un giocatore ti piace, gli piace, può giocare sempre, ma però appena sbaglia 2 o 3 partite non lo vede più. Che dire, vediamo se c'è altri argomenti a parlare. Il Frosinone è poca roba, deve ancora cambiare tanto. L'Empoli ha giocato bene, però nell'unico errore che ha commesso ha perso la partita contro il Verona. Il Verona che lo scorso anno per vincere la partita ci sono voluti 15 turni. Quest'anno nella prima giornata vince la partita. Il Monza è un Monza, è un cantiere aperto. Ha venduto tanto, ha speso tanto, perché ricordiamo che il Monza ha speso tanto perché ha dovuto riscattare tanti giocatori che li ha riscattati nel momento in cui alcuni di questi non fanno parte del progetto e li deve piazzare. Gli serve un centravanti, gli serve, perché con tutto il rispetto non può giocare con Petagna, ancora Petagna in Serie A. Io vedere persone che saltano Petagna mi viene da sorridere, perché signori miei, un centravanti che lo scorso anno ha realizzato 2 gol è poca roba. Il Genoa è un cantiere apertissimo perché deve ancora migliorare tanto, però diamo fiducia. Il Sassuolo deve decidere cosa fare di Belardi, perché se tu costringi Belardi a rimanere, non so che stagione può fare dopo Mimmo Belardi. Tu gli hai promesso che lo cedi se viene un'opportunità, dopo quasi 10 anni tu non gli dai questa possibilità, sai che il giocatore poi può anche risentire. La Salernitana, anche la Salernitana è un cantiere aperto. È un cantiere che mancano ancora tanti giocatori. Se durante gli allenamenti ha dovuto mettere i difensori per fare i giocatori in movimento durante gli schemi, c'è tanto da fare. L'Udinese con la Juve non mi è piaciuto, dico la verità, ha fatto poco, Bede è sempre determinante, ma il problema è proprio cosa fare di Samardžić, se tenerlo o venderlo. Sappiamo che lo vuole la Lazio, sappiamo che lo vuole anche le squadre inglesi. Un giocatore puro, un giocatore di talento. L'entourage ha sbagliato? Non lo so. Forse non andare all'Inter è stata la sua salvezza o la sua chiusura della carriera. Vediamo, solo il tempo lo dirà. Torino non è carne né pesce anche quest'anno. Juric si lamenta sempre. A una settimana dal mercato ti hanno tenuto tutti i tuoi giocatori più forti. Ma il problema è sempre quello dello scorso anno. Gli manca il centravanti, non ha il centravanti, fa tanta intensità, però non ha il centravanti. Bologna, anche al Bologna manca il centravanti. Ieri abbiamo visto Orsolini entrare nel secondo tempo, abbiamo visto un altro tipo di Bologna. Però
Però non può dipendere il Bologna solo da Orsolini. Poi vediamo se davvero prenderà Fabian dall'Inter, che lì come Fabian e Samardžić erano due operazioni no, di giunte, non c'entravano con l'arrivo di Samardžić all'Inter. Poi precisamente salta Samardžić e salta pure Fabian. I dubbi, tanti dubbi, però il direttore, come si chiama? Il giudice, il procuratore federale Kinné è in vacanza ancora. E vediamo, il Cagliari deve fare ancora mercato perché gli manca tanti, manca un centravanti, gli manca sicuramente, gli manca un difensore, un centrocampista. Sempre si riempie la bocca però a Ranieri, signori miei, Ranieri non fa i miracoli, Ranieri riesce a fare giocare bene i giocatori che ha, però se gli mancano i giocatori in certi ruoli, non è Harry Potter che prende la panchetta, dà uno scarsone e lo fa diventare fenomeno. Precisiamo, ogni volta si riempie la bocca, ma c'è Ranieri, sì, Ranieri non fa miracoli, Ranieri riesce a far giocare bene la squadra con la roba che ha, però se tu hai bronzo e cerchi argento, non puoi fare quello. Ecco perché io dico, qualcosa serve al Cagliari. Signori miei, abbiamo parlato la Juve, ho parlato benissimo ieri, basta andare sopra il contenuto sopra per vedere il post partita della Juve. È una prima giornata con delle sorprese. Male le romane, bene Milan, le milanesi, Napoli, Juve e Fiorentina. Il problema in questo momento è capire cosa vogliono fare le romane. Fino a ieri parlavano di Zapata sicuro alla Roma, oggi si parla di Zapata che può saltare. Tanti dubbi, tanti dubbi. Questo è il calcio che ci piace, è il calcio della Serie A, che perché a me mi piace parlare di calcio, quello che ho parlato lo scorso anno, più di tribunale, di porcate, che alla fine abbiamo visto che sono state porcate, fatte solo per danneggiare la Juve, perché in quest'ultimo periodo di porcate, di trattative che come ha fatto la Juve, le hanno fatte tutte, però né il signor Gravina né il procuratore federale Beppe Kinné non hanno detto niente, però questo è il calcio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella che ci darà la prossima. Ciao!